Salve amici, mi trovo in un frantoio che risale a circa 50 anni fa e come vedete i macchinari sono abbastanza vecchi però molto efficaci. Questo macchinario che vi sto facendo vedere è vuoto perché non ci sono le olive, si chiama molazza e la pietra è totalmente in granito, resistente al 1000 per 1000 e gira macinando le olive come primo passaggio, che poi fuoriescono da qui. Mi dispiace che non ci sono in questo momento, perché sono macchinari spenti adesso. Poi passano in quest'altra macchina che viene chiamata la gramola, dove vengono ulteriormente macinate e poi deposte tra un diaframma e l'altro, che sono dei dischi di nylon messi in questa macchina che si chiama impilatrice. Dopo questo procedimento si passa alla pressa. Ecco, la pressa è composta da un cilindro che contiene diversi diaframmi. E tra un diaframma e l'altro viene messa una certa quantità di olive gramolate. Vengono ulteriormente pressate e poi l'olio viene raccolto in un vascone. Chiaramente contiene una buona parte di acqua, da cui si definisce poi la resa. L'olio da questo vascone viene passato in questo macchinario che lo raffina. È un separatore che trattiene il quantitativo dell'acqua e porta l'olio in questo contenitore, che poi la parte finale fuoriesce dal rubinetto e viene riempito nei bidoni di zinco. Che sarebbero questi. I dischi, che vengono chiamati anche fiscoli, ecco, vi faccio vedere il resto dei macchinari. Questa è sempre la molazza. E poi questi sono i dischi, i diaframmi di cui vi parlavo, che vengono sistemati nel macchinario della pressa e tra uno e l'altro vengono messe le olive già gramolate. E poi si riducono in poltiglia fino a diventare così. Questi sono i dischi di diaframma che vengono decomposti e pressati dal macchinario, dalla pressa, e vengono poi smaltiti nel compostaggio.